Sì, è stata una bella partita, una bella vittoria. Siamo riusciti a partire subito forte, a fare subito gol, quindi la partita poi è stata gestita bene e siamo contenti per questo risultato e insomma ci teniamo bene a finire la stagione. Allora, sicuramente avete ascoltato la contestazione da parte del pubblico, avete visto anche quello che è successo prima di arrivare allo stadio e io immagino che la capiate. Tu che sei uno dei pilastri di questa squadra, senti sulla pelle, senti addosso tutto quello che è il rammarico dei tifosi. Però anche l'interpretazione così intensa, al di là del fatto che siate passati subito in vantaggio, che avete avuto in questa partita, concentrati, cattivi, anche quando avevate fatto molti gol, e la differenza con altre prestazioni, se la si è data una spiegazione? Ma ogni partita è una storia a sé. Oggi sicuramente il fatto di essere passati subito in vantaggio, di aver fatto subito gol, ci ha aiutato a controllare bene la partita, ecco. Per quanto riguarda la contestazione, capiamo il loro dispiacere e anche il nostro dispiacere perché è stato un anno intenso, importante. Per magari 2 o 3 risultati non siamo riusciti a rimanere agganciati al treno per lo scudetto, però insomma ci teniamo a finire bene, a centrare la qualificazione in Champions che è importantissima per noi e insomma rimangono 3 partite e dobbiamo dare sempre il massimo. Questa davvero è stata una settimana diversa dalle altre, no? Tra allenamenti con il presidente, cene, in cui avete, come dire, rinsaldato magari delle cose che non andavano. Ecco, secondo te questo tipo di atteggiamento si poteva avere un po' prima dell'intervento del presidente, anche rispetto alle ultime partite? Cioè, perché è cambiato qualcosa rispetto alle ultime tre? Il presidente è arrivato e questa settimana è stata sicuramente diversa, l'abbiamo visto anche in campo. Ma non penso che è bastata una cena, ecco, per arrivare a questa vittoria. Insomma, sicuramente la vicinanza del presidente è importante e ci ha fatto veramente piacere averlo al campo, insomma, andare anche insieme a passare una serata. Però, come ho detto prima, ogni partita ha una storia a sé. In alcune sicuramente potevamo fare di più come ho detto prima, ci dispiace che non siamo rimasti agganciati al treno scudetto perché poteva essere un anno veramente importante per noi. Ecco. Però, ripeto, dobbiamo arrivare in Champions perché questa squadra, questa società, questi tifosi non possono rimanere fuori dalla Champions League per 2 o 3 anni. Quindi quest'anno era veramente importante ritornare nell'Europa che conta e ci siamo quasi, insomma, vicinissimi. Okay, grazie. Grazie.